Ciao a tutti e benvenuti su Come realizzare tutorials DIY Ispirazione. Oggi sono qui con voi con un nuovo DIY per farvi vedere come realizzare questa fantastica shopper. È meravigliosa e vi assicuro che una volta fatta questa ne vorrete fare altre, perché è davvero divertente fare le borsette ed è soprattutto bello averle di tutti i pattern e di tutti i colori, e quindi penso che questo DIY vi piacerà. Ho scelto questo pattern con le volpi, che è molto molto carino, ma ovviamente voi potete scegliere una qualsiasi altra stoffa che vada bene per voi, purché sia solida e molto molto dura, perché ovviamente essendo una borsa e mettendoci dentro le cose non può essere floscia. Vediamo che cosa vado ad utilizzare. Come al solito vediamo le cose che ho quasi sempre. Ovviamente ho la stoffa, questa qui con le volpine, la spilla da balia molto importante, poi ho le forbici e le puntine. Ho inoltre anche il righello. Vi faccio vedere i pezzi che vado ad usare. Per fare il corpo della borsa mi servono due pezzi da 43 x 50 cm. Ovviamente potete decidere la grandezza della vostra borsa, però se volete fare una shopper queste sono sicuramente le misure consigliate. Ho la parte sotto della borsa, il fondo, che è 15 x 50. Ovviamente la sua lunghezza deve essere equivalente a quella della borsa, perché deve coprirla perfettamente, quindi 50 x 50. Assicuratevi sempre di questa cosa se decidete di cambiare le misure. Per quanto riguarda invece la lunghezza dei manici, ho un 10 x 50. Dato che è una shopper, magari quando vado a fare la spesa preferisco avere più spazio, perché preferisco metterla sulle spalle, e quindi ho deciso di fare i manici lunghi. La realizzazione dei manici è ovviamente molto lineare e molto solita. La parte colorata va verso l'interno. I due lembi dell'esterno vanno messi alla stessa altezza e poi li vado a cucire assieme lungo tutta questa linea. Ovviamente faccio questo procedimento per entrambi i manici. Per rigirarli vado a posizionare la spilla da balia da un lato, la faccio poi passare all'interno, la spingo lungo tutto il tubo, se lo vogliamo chiamare così. Eccomi qua, ho fatto questo modesimo procedimento per entrambi i manici. E come potete vedere ho fatto sì anche di appiattirlo e di non lasciarlo tondeggiante. Fate un po' così con le mani e lo appiattite. Andiamo ora a vedere la parte della borsa, che è molto molto simile a quasi tutti i lavori che facciamo. Una volta che si impara la logica, beh, si va avanti così. Innanzitutto la parte con i disegni di entrambi i fogli, Le andiamo a posizionare verso l'interno, quindi i disegni si devono guardare. La parte esterna è quella senza disegni. E adesso noi andiamo innanzitutto a cucire il lato di questa borsettina qui. Una volta cucito il lato, ovviamente in altezza, non in larghezza, perché dobbiamo aggiungere il fondo, notiamo questo spazio tra le cuciture. Ci passiamo le dita e facciamo sì di appiattirlo per bene. Una volta fatto ciò, ci dedichiamo all'attacco del fondo. Eccolo qui. La prima parte consiste nell'attaccarlo all'angolino, perché ovviamente dobbiamo creare un po' di tridimensionalità per la nostra borsa. Quindi vedete, vado a prendere questa parte, che è quella col pattern. La vado a piegare e faccio sì che la parte col pattern sia in questo caso esterna. Una volta che evidenzio la metà, la vado a far congiungere con la posizione della cucitura fatta in precedenza.
A questo punto so che io dovrò cucire la mia, il mio fondo, scusatemi, per questa lunghezza dove ho le dita io ora. Di conseguenza vado ad appuntare tutte le parti in modo tale da non perdermi nulla. Vado inoltre ad appuntare anche le altre lunghezze, ma vi faccio vedere appena ho finito perché in questo modo si comprende meglio. Sono andata ad applicare le puntine lungo tutto il fondo, il quale ovviamente coincide perfettamente con entrambi i lati della mia borsa. Dato che abbiamo cucito solo un lato, l'altro lato è ovviamente libero ed è per questo che sono riuscita ad attaccare tutte queste puntine, perché potevo posizionare entrambi i fogli sopra il perimetro del mio fondo. Adesso pian pianino non mi resta che andare a cucire tutto il perimetro. Vi faccio notare comunque che gli angolini sono stati appuntati diagonalmente in modo tale da non perderli. Vi faccio vedere un po' come li ho appuntati, così vi assicurate di esservi mossi nel modo giusto. Vi faccio notare che qui avanza un pezzo di fondo, che ovviamente mi serve, dopo vi faccio vedere. E beh, io adesso vado a cucire tutto il perimetro con gran cura. Ah, e faccio bene attenzione qui, perché ovviamente qui è già attaccato alla parte che ho già cucito. Quindi non è che devo solo unire i lembi, devo far sì di non sbagliarmi perché deve essere fatto bene l'angolino. Ok, vi faccio vedere subito. Qui ho fatto intanto la parte del lato del fondo dove c'era anche l'altro pezzo, come potete vedere è cucito da dentro, l'ho fatto perfettamente dritto passando per tutte e due le cuciture e sul fondo in modo tale, insomma, doveva essere tutto unito, quindi in modo tale da non perdermi niente. Poi pian pianino sono andata avanti e mi sono spostata su tutti e due i lati. Infatti vedete come sono belli fermi, come sono sistemati. Qua c'è la parte della cucitura, quel mezzo centimetro che rimane quando vado a fare la cucitura. E comunque sono riuscita a fare il mio pezzettino. Adesso l'unica cosa a cui mi devo dedicare è l'ultimo lato. E poi possiamo proseguire con l'attaccatura dei miei manici, che saranno attaccati qui, e vi farò anche vedere come, perché ovviamente non li vado ad attaccare così come sono
insomma, come si presenta la stoffa, bensì vado a fare un minimo di bordino e andrò inoltre ad aggiungere anche una cucitura ad X per far sì di non perdermi i manici per strada. È importante cucire bene i manici perché noi non vogliamo assolutamente che si perdano le cose dalla nostra borsa o che ci si rompa la borsa, e quindi bisogna assicurarsi di farlo bene. È proprio per questo che andrò a realizzare questa piegatura che percorre tutta la parte di apertura della borsa. Potete scegliere una lunghezza tra un centimetro oppure un centimetro e mezzo, tanto quanto saranno attaccati i manici. Eccomi qui. Qua sotto vedete intanto i manici che io ho appuntato e la loro altezza coincide perfettamente con il bordo della mia borsa. Vedete che li ho appuntati così, così non me li perdo. E adesso su questi manici qui vado ad eseguire una cucitura ad X che vi faccio vedere adesso mentre lavoro a macchina, così potete imparare il movimento. Faccio tutto questo giusto perché non voglio che mi si perda niente. Detto ciò, non c'è molto altro da aggiungere, perché una volta fatto questo step, la nostra borsa sarà ufficialmente completa. La struttura che vado a fare è sia quadrangolare che in diagonale. In questo modo non si perderanno affatto. Molto bene, una volta che ho realizzato la cucitura dei miei manici, possiamo dire che la nostra borsetta è ufficialmente completa. Vedete come li ho cuciti? Così di sicuro non si muovono e non scapperanno da nessuna parte. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche voi proverete a fare una borsettina del genere. Mi raccomando, non scordatevi di questo tipo di cucitura, perché è molto importante per la riuscita di una buona borsetta. Spero davvero che questo procedimento sia risultato facile per voi, perché io lo trovo molto molto facile e spero davvero che riusciate a fare tutte le borsette che volete fare. Spero quindi che questo video vi sia piaciuto e se così fosse vi invito a lasciare un like, lasciare un commento e condividere il video con i vostri amici. Vi ricordo inoltre di iscrivervi perché io qui faccio tantissimi video simili, sempre dedicati al fai da te. Ebbene, per oggi è tutto. Se vi fa piacere attivate la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati sulle mie creazioni. Io vi saluto. Ciao a tutti.